Sei sacerdote del rock, ma chi te lo fa fare di leggere Arto, Pasolini, Majakovskij? Perché? Ma io mi sento in realtà, come dire, un mediatore culturale alla fine, no? Amo la poesia come forma narrativa. Michel Foucault, nelle sue ultime lezioni universitarie, quelle che tenne a Berkeley, credo nel 1983, quelle che diedero poi luogo a questa pubblicazione che non c'è più, ormai la sto cercando da un po' di tempo, si chiama Discorso e verità. Sottolineava come la parresia è l'arte socratica di dire la verità, non semplicemente un parlar franco, ma dire la verità di fronte al potere, di fronte al tiranno. Ecco, questa forma di comunicazione, di interlocuzione, di dialettica sociale, Foucault rileva che praticamente scomparsa nell'ordine, nell'orizzonte culturale della contemporaneità. E se resiste da qualche parte, resiste nella poesia. Il poeta non può dire il falso, il poeta dice la verità e la dice costi quello che costi. Ecco, quindi il poeta è un parresiastes, è colui che esercita la parresia pubblicamente, con coraggio e con affezione. Se c'è stato un parresiastes nella storia culturale e politica, se vogliamo, del Novecento italiano, è stato Pier Paolo Pasolini che pagò a carissimo prezzo la verità che aveva da dire, perché è stato ucciso Pasolini, è stato ucciso il suo corpo. Innanzitutto, e poi innumerevoli volte ucciso a mezzo stampa. È stato sputtanato, è stato denigrato, è stato deriso in tutti i modi. Il nostro è un paese difficile. La storia del nostro secondo dopoguerra, la storia del Novecento, della Repubblica Italiana, e anche in questa nostra misera e così complessa, perigliosa, contemporaneità, insomma, non può non ricordare, no, non possiamo non ricordare Pasolini. Pasolini aveva qualcosa da dire, ma sul serio. Pasolini seppe, ad esempio, identificare il fascismo nel consumismo, cioè nel capitalismo, nell'avanzamento del capitalismo attraverso il consumismo più sfrenato, l'arrampicamento sociale, la corruzione. Pasolini credeva fortemente nel socialismo. Il socialismo cosa vuol dire? Non è soltanto un'ideologia, cioè ideologia intesa nel senso di una visione, una Weltanschauung, no? Una visione del mondo compiuta o compientasi, se vogliamo, e analitica del mondo, perché poi in realtà per Marx ideologia voleva dire falsa coscienza, cioè la religione è ideologia, la scuola poi diventa ideologia, la politica diventa ideologia, i media, l'informazione diventano ideologia. Pasolini era contro tutto questo da solo, inerme, inerme. Non sufficientemente forte per affrontare le forze spaventose che stavano governando il mondo in quel momento e che lo avrebbero ucciso, lo avrebbero assassinato. Forse era Ecco, forte, ecco infatti perché, ecco hanno perché, dovuto ecco perché eliminarlo. Pasolini, non soltanto perché è il nostro poeta, è il nostro parresiastes, cioè fa parte della nostra, tutti noi conosciamo Pasolini. Ne conosciamo il regista, conosciamo il polemista politico, conosciamo l'autore per la televisione, conosciamo il romanziere, però ci sfugge il poeta. Perché? Perché la poesia è cosa non per tutti, no? È che pizza la poesia, che mi compro un libro, mi compro la religione del mio tempo e quanto lo leggerò mai, no? Ecco, allora io quando lo leggerò mai? Perché leggere
Leggere quella che andrò a leggere, andrò ad interpretare io questa sera, La Legione del mio tempo, questo lungo, complesso poema scritto alla fine degli anni 50, pubblicato all'inizio degli anni 60, e in cui si racconta di come cambia all'improvviso l'Italia, no? Siamo nel pieno del boom economico. Alla fine degli anni 50, quindi secondo dopoguerra, prima del boom economico, improvvisamente questo consorzio umano che noi chiamiamo Repubblica Italiana cambia idea, no? Da un momento all'altro, scordandosi il più rapidamente possibile i valori della resistenza e i valori, le speranze del socialismo, per abbracciare i disvalori appunto del consumismo più sfrenato, l'arrampicamento sociale. La corruzione. Pasolini fu testardamente crudele contro questo fenomeno, questo processo di involuzione della società italiana. E lo fu da comunista, che Pasolini era un credente comunista, la sua fede era il comunismo. Lo fu da cattolico, perché Pasolini era un cristiano, era cristiano. E lo fu a modo suo. Anche da omosessuale, al tempo si diceva così, oggi diciamo gay, per non ferire i sentimenti di nessuno, quindi ante litteram, prima di questi processi sociali che vediamo in corso, che oggi il nostro paese è completamente cambiato, seppe dire, affermare e raccontare il paese. Dalla parte, con una voce completamente eterogenea del paese stesso, cioè con una voce diversa, nuova, rivoluzionaria a modo suo. Il suo contributo nella crescita della cultura politica e letteraria e poetica del nostro paese fu enorme, enorme. E quindi recitare, declamare ancora La religione del mio tempo in questo momento storico, secondo me, per come la vedo io, è qualcosa di necessario. E se non è necessario, è sicuramente molto utile per capire il nostro tempo, perché la religione del mio tempo, ora la Chiesa non è più ciò che era alla fine degli anni 50, c'è un Papa in questo momento in Vaticano. Un pontefice che nessuno si sarebbe mai aspettato prima, forse non sarebbe mai aspettato neanche Pierpaolo Pasolini. Nemmeno il clero comunque se l'aspettava. Nessuno di noi. Però, insomma, raccontando il mutamento della società italiana, che cosa stava diventando, riuscendo ad identificare poeticamente il capitalismo con il fascismo, che questo è il punto. Questo è il punto. Noi, perché ovviamente dobbiamo distinguere tra fascismo storico e urfascismo alla Umberto Eco, se vogliamo. Il concetto di urfascismo di Umberto Eco non era ancora stato enunciato, quindi non lo poteva conoscere Pierpaolo Pasolini. Però, insomma, che cosa è successo al mondo e al nostro paese negli ultimi 30 anni? È successo 30 anni, 40, 50 anni, insomma. Quest'ultima, nella nostra contemporaneità, è successo qualcosa di fenomenale che non si sarebbe aspettati 5 decenni fa, e che Pasolini invece aveva individuato e aveva saputo raccontare fin dai suoi primi vagiti, come dire. Il paese sta andando verso il consumismo più sfrenato, verso il qualunquismo, verso chi se ne frega. Della povera gente, verso il declino culturale di un paese che poi alla fine non riesce più a ritrovare se stesso, non riesce più a ritrovare la propria storia, il proprio retaggio culturale, perché se ne dimentica una volta per tutte. Andiamo a divertirci, c'è cioè la movida, abbiamo tutto quello che vogliamo, possiamo fare quello che ci pare, viviamocela alla giornata che si è visto, si è visto. È fascismo questo? Forse no, ma forse sì, perché tutto ciò che noi viviamo come un piacere
È un dispiacere per tanta altra gente. Ho avuto una discussione in Facebook proprio ieri. Sono È capitato anche a no, su me? Facebook No, non hanno fatto le discussioni. in cui mi si dava del Nazi Ball addirittura. Ecco, è arrivato un nazi comunista che arrivano ad insultarti. Adesso vanno di moda certe espressioni. Arriva il nazi comunista, povero Pierpaolo Pasolini, no? Ce la mettono tutta i bellicisti che ci sono adesso in giro per il paese per raccontare agli altri attraverso lo scherno e la derisione e anche l'ingiuria, se vogliamo. Ma chi se ne frega, non è un problema. Ma sta accadendo in questo momento storico, e non soltanto in questi giorni, negli ultimi anni, diciamocelo, sta accadendo un'ulteriore involuzione nell'immaginario collettivo della società italiana, che ci sta portando ad una interpretazione delle circostanze storiche completamente errata, per come la vedo io. Incominciò Salvini con i porti chiusi, no? Noi senza immigrati non potremmo sostenere la nostra economia e il nostro sistema previdenziale, non ce la faremo mai. Eppure loro sono il problema di ogni cosa, se non è fascismo questo. E poi, ma non soltanto questo, cioè, bisogna emarginare, la povera gente va sempre più emarginata. Pensate al destino del popolo romani, si chiamano romani, non si chiamano zingari. Hanno una loro lingua, una loro cultura, un potentissimo retaggio culturale che li lega da secoli al popolo, l'unico popolo al mondo che non ha mai mosso guerra ad un altro popolo. Okay. No. E lì si voleva schedare tutti, bravo, bravo Salvini. Ecco, l'abbiamo rischiata grossa in quel momento lì, ma adesso la rischiamo ancora più grossa perché il paese è in mano ha dei poteri talmente grandi che non sono soltanto nazionali. No, secondo me Pasolini l'avrebbe detto queste cose. Ora non posso esprimermi al posto suo, è defunto, perdonami Pierpaolo, dall'alto dei cieli, visto che tu credevi in Dio, sarai sicuramente in paradiso da qualche parte, non lo so. Però insomma, quello che sta accadendo, né la religione del mio tempo, che leggerò fra poco, dopo la vostra esibizione, sembra veramente scritto ieri e dedicato a noi. Perché dunque il nostro paese, l'Italia, la nostra Repubblica, la nostra comunità, il nostro consorzio umano non ha saputo darsi una direzione diversa? Ecco, la poesia, proprio perché parresia, proprio perché dire il vero di fronte al tiranno, ci aiuta, ci può aiutare se soltanto lo vogliamo, a trovare una luce in fondo a questo cazzo di tunnel in cui ci siamo infilati tutti quanti. Ora ti Posso prego, dire una ma cosa? breve perché la regia mi dice che abbiamo già. Cioè, Pazienza. o Pierpaolo continua a parlare e noi iniziamo. C'è una musica sotto, può essere un'idea, non da non Ma che cazzo scartare. se ne frega? Io l'ho detto prima a Facciamo una cosa diversa. Pierpaolo. Io l'ho sempre visto come il cantante di un gruppo che era fighissimo, però pensavo che, sai, tante volte vedi qualcuno e pensi che si sia costruito in un certo senso. Invece, per mia grande fortuna, l'anno scorso, un anno e mezzo fa, una roba così, l'ho conosciuto e io devo dire che ascoltare questo. Lui parlare e raccontarti delle cose ti affascina così tanto che io, se fossi io, prenderei Pierpaolo, lo metto lì sul palco e gli direi di quel cazzo che vuoi e per 3 ore voi non avreste neanche idea di quello che vi potrebbe dare. Cioè, paradossalmente, fa molto più schifo come cantanti come persone. E questa roba qui a me mi affascina. Poi del resto dobbiamo finire, però
volevo dirlo, volevo, come si dice, fare un concerto di Pierpaolo Capovilla che dice quel cazzo che gli passa per la testa in questo medesimo istante, senza neanche dover citare qualcuno, perché ti cita qualcuno solo per aiutarti a capire quello che sta pensando. Io adoro queste persone qua. E basta, non c'è niente da dire.